La vita nel castello è così noiosa. Come vorrei vedere un bel film, ma la TV non è stata ancora inventata. Mi piacerebbe anche parlare un po' con qualcuno. Vostra maestà? Re Samuel? Sammy, pronto? Oh, Susan, vorrei solo qualcuno con cui governare il mio regno e mangiare caramelle. Un'amica, ad esempio. Ah, io potrei esserlo. Ma dai, non riusciresti a stare su quel trono. Allora realizzerò per te un'amichetta più piccola. Ho trovato la mia vecchia scatola dei giocattoli. Qui dentro tengo tutte le bambole. Ah, Sio, non ci posso credere, ma quanto è vecchia questa scatola! Diamo un'occhiata, sicuramente troveremo qualcosa da poter utilizzare. Ah, oh, cos'è questo? Che schifo! Fa attenzione a dove lanci la roba, ci è mancato poco, ma sono come un ninja io. Ho trovato qualcosa! Saluta la tua nuova principessa, Sammy. Sio, dici sul serio? Ho una reputazione da mantenere, sai? Abbiamo appena cominciato! Adesso inizia il vero processo di trasformazione. Intanto ci sbarazziamo del vecchio trucco. Oh, come sono bello! Hai detto qualcosa? Facciamo risaltare quegli occhi, ci penso io. Userò questo colore qui. Cominciamo! Ti assicuro che sarai bellissima, tesoro! Ehi, ma è stupenda! Lo so, ma manca ancora qualcosa. Ho un'idea, facciamole sbattere le ciglia. A proposito di avere un diavolo per capello... Sammy, secondo te come possiamo rimediare qui? Guardami, Sio, mi sento favoloso! Adoro la sensazione del vento tra i capelli! Hai già finito? Il foam mi serve anche di corsa. I suoi capelli sono pronti, dobbiamo soltanto asciugarli. Adesso li pettiniamo e li prepariamo per la colorazione. A causa tua ho perso la mia folta chioma, adesso sono calvo, beh, come sempre. Oh, bubù! Non avrei mai pensato di provare invidia per dei capelli di una bambola. Sammy, puoi avere un aspetto fantastico anche senza, sai? Adesso vediamo di sfoltire la tua chioma, bambolina. Favolosa, meravigliosa! Sammy, il suo taglio di capelli è fantastico. Adesso però dobbiamo trovarle un vestito. Ho in mente un'idea grandiosa. Siamo una squadra incredibile, possiamo fare tutto. Per il corpetto ho preparato un cartamodello. Sei pronto a disegnare un vestito? Sono nato pronto, Sue. Iniziamo. Ho sempre saputo che avevi un certo talento. Mi sembra sia venuto bene, adesso tagliamo. Sam, ti andrebbe di usare ago e filo adesso? Sì, pensavo che non me l'avresti mai chiesto. Wee-hoo! Intanto scelgo il nastro per la decorazione. Questo no, questo è troppo grande. Oh, ho trovato! Sì, forse avrei potuto fare di meglio. Ti aiuto io. Grazie! Devo solo aspettare che la stanza smetta di girare. Forse l'ago e il filo sono stati una cattiva idea. Proviamo qualcosa di diverso. Allora, ti senti meglio? Mi gira ancora tutto, credo mi sdraierò un po'. Oh, povero caro. Amici, sareste così gentili da sostenere Sammy? Dateci un like, lui starà sicuramente meglio. Bene. Adesso uniremo le due parti del vestito. Sì, potresti occupartene tu, non ho ricevuto abbastanza like. Allora useremo un po' di magia. Hop, fatto. Dai un'occhiata a questo fantastico abito da principessa, proviamolo subito. Sammy, vieni qui, dai un'occhiata alla nostra bambola. No, così non va bene, serve più brillantezza, Sue.
Possiamo aggiungere delle gemme? Ottimo! Vediamo. Oh no, credo di averle finite. Sammy il minatore è sempre più avanti di te, torna subito. Non preoccuparti, sarai bella comunque. Oh, che succede? Qualcuno ha chiesto delle belle gemme? Wow, è incredibile, grazie Sammy. Non c'è di che, fate largo. Ok, principessa, rimani ferma. Un ultimo tocco. La principessa deve provare anche questo. Wow, com'è bello! Ed ecco un paio di scarpe regali, principessa. Ti piacciono? E anche qualche accessorio abbinato. Sta benissimo! Adesso dobbiamo rinnovare anche il mio guardaroba. Questo castello sarebbe perfetto per la nostra principessa, ma è un po' fuori dalla nostra fascia di prezzo. Eh? Che succede? Diamo inizio alla festa! Dovremmo lavorare, ricordi? Ehi, tutti quegli anni di lezioni di danza andati sprecati, ok? È stata una festa incredibile, devo bere dell'acqua. Volevo costruire un castello in cui far vivere la nostra bambola, Sammy, ma sono a corto di idee. Vediamo che fare. Sammy, non gettare i rifiuti in giro. Credo proprio che questa ci tornerà utile. Oh no, hai davvero confuso la spazzatura con la scorta di materiali? Guarda che ti ho sentito. Dai un'occhiata a questa tonalità di rosa, bella, vero? Qui dentro è tutto buio, qualcuno mi aiuti! Grazie, useremo anche questo. Fatto! Ecco un'altra idea, il nostro castello ha bisogno di una porta. Ehi, voglio farla io! Forse la prossima volta. Questo castello magico è il sogno di ogni principessa. Non credi che in quanto re ne so un po' più di te? Un re brontolone? Ed ecco le maniglie delle porte, ottimo! Adesso la nostra principessa può entrare e uscire. Da una finestra come questa potrà ammirare una splendida vista. Anche scorgere un bel principe, si innamoreranno e vivranno per sempre felici e contenti. Aspetta, non è abbastanza grande. Questo castello deve essere adatto alla nostra principessa alta e bella. Facciamolo più grande allora. Fantastico! Piaccia molto, la vedo pronta a trasferirsi. Che buon profumo, mi sta già venendo fame. Su, che stai facendo? Stiamo ancora girando, dovremmo tornare alla creazione. Oh, ciao Sam, pensi che alla nostra principessa piacerebbe avere un animaletto? Non pensare solo alla principessa, anche a me piacerebbe averne uno. Ma al momento vorrei solo un fazzoletto. È divertente. Ma questo è vero moccio? Oh, che schifo, Sammy. Proprio così. Allora dove eravamo rimasti con l'animale da compagnia? Potresti stendere questa argilla per me? Certo, sono uno chef esperto io. Ah, davvero lo sei? Allora perché non cucini mai? Da oggi in poi ti occuperai tu della cucina e io avrò molto più tempo libero. Cucinare nella nostra cucina sarebbe sprecare il mio talento, ecco la tua argilla. Grazie. Mentre mi occupo di questi pezzi, puoi passarmi gli occhi? Ma certo, Sue. Oh, quello era il mio vestito di Halloween. Mi spiace, Sammy, c'è qualcuno che ne ha più bisogno. Vediamo di accelerare un po'. Dai un'occhiata a questa simpatica gamba e a questo braccio. Mettiamo tutto insieme, così. Mi piace questo tizio, che nome potremmo dargli? Samuel? Credo che possa generare un po' di confusione. Che ne dici di Fido? Ok. Wow, un servizio fantastico, la folla trattiene il fiato. Sam, non si gioca a squash qui dentro, non ti ricordi che è successo al vaso? Era un regalo di Roger ed ecco com'è adesso. Cosa? Credo solo di averlo migliorato. Roger ha un gusto terribile. Sai che con la tua palla mi hai fatto venire un'idea?
Mi serve soltanto un pezzo di argilla rossa come questo. Ecco fatto. Voilà. Puoi passarmi l'argilla bianca? Ehi, volevo usarla come sciarpa, ma tieni, puoi tenerla. Con te è impossibile essere alla moda. Accidenti. Scusa se devo finire il progetto. Avremo bisogno di alcuni piccoli triangoli di argilla per creare dei denti affilati, poi. Proprio come questi qui. Ha un bell'aspetto, ma posso migliorarlo. Sarà l'orgoglio di ogni giardino. Vuoi dirmi che hai trovato un nuovo hobby? Sammy il giardiniere. Sembra fantastico. Potresti prendere questo nastro verde, ne avrei bisogno. Penso di avercela fatta. Sto facendo bene, Sam? Ci serve qualcos'altro? Sì, aggiungi delle foglie, Susie. Ok. Mi sembra di aver finito qui. Forza, chiamiamo la nostra principessa, Sammy. Davvero ti piace tutto? Ne ero certo! Diamo un'altra occhiata più da vicino! Sono così felice che tu sia qui, diventeremo migliori amici! E vostra maestà, abbiamo un problema, c'è qualcuno che dice di essere il fidanzato della principessa! Cosa? Tu hai un fidanzato? Ecco, c'è solo modo per risolvere il problema, dobbiamo costruire un altro trono così avrò un altro amico! Grazie per aver guardato il video, cari amici, dateci un pollice in su e iscrivetevi! Ciao ciao, a presto! Tutti di!